Voglio farvi notare con un esempio lampante quello che è il normale atteggiamento dei delinquenti dell'informazione di casa nostra, i quali, anche quando sono colti con le mani nel sacco e risultano al soldo di una potenza straniera, per un po' di tempo spariscono dalla circolazione. Poi, come fanno le lumache dopo la pioggia, e queste sì che ne hanno il diritto, ritirano fuori le corna e ricominciano tutto da capo di fronte ad un paese perennemente distratto e di corta memoria. Tutti ricordiamo ciò che è avvenuto a metà del mese di dicembre, quando gli Stati Uniti e la Corea del Sud si sono date a manovre militari, tradotto manovre provocatorie, imperversando davanti alle coste della Corea del Nord, sperando probabilmente in una risposta militare che per fortuna non c'è stata. Tutte le persone di buon senso hanno capito, hanno realizzato che sarebbe bastata una scintilla, un colpo di cannone per innescare una guerra dagli esiti imprevedibili, un pericolo gravissimo per l'umanità intera. Ma i mascalzoni dell'informazione di casa nostra si sono subito allineati alla tesi di Washington e del Pentagono, trasmettendo, mi riferisco soprattutto alle televisioni, filmati vecchi, trasmessi e ritrasmessi migliaia di volte, che dipingono la Corea del Nord come un paese militarista, quando invece questa, dopo la fine della guerra nel 1953 con gli Stati Uniti, che si rifiutarono di firmare un trattato di pace, si è dato un sistema politico che intende difenderselo e soprattutto vuole essere lasciato in pace. Per contro, nei giorni dell'Epifania è arrivata un'altra notizia, data in sordina dalle agenzie internazionali di informazione, ma che non è stata affatto ripresa dai mezzi di informazione, soprattutto italiani. La notizia era che unilateralmente la Corea del Nord ha proposto alla Corea del Sud di dar luogo ad un tavolo di trattative di pace, facendo felice la Cina. Questa notizia non è passata perché i giornalisti nostrani hanno pensato che contrastasse troppo con quella data a metà di dicembre. Meglio far credere al grosso dei cittadini che la Corea del Nord è un paese militarista. Sistemi questi che venivano usati nella Germania nazista, tenere le masse all'oscuro di tutto, oppure dare la verità opportunamente adulterata. Pensandoci bene, fra allora e oggi i metodi non sono molto cambiati.